prevede questo screening, che prevede ovviamente il reclutamento di soggetti che sono a rischio. E quali sono i soggetti a rischio? Sono i soggetti che dovranno fumare più, quindi sarà molto importante un processo che è veramente a largo raggio, con una grandissima integrazione sia per quello che sarà la lavoro, ma il positivo poi richiederà una multidisciplinarità che partirà dalla diagnosi a ulteriori accertamenti radiologici. E l'assessore non è che ci mise tanto a dire andate avanti, perché credo sia, come dire, una cosa che fa lustro alla regione, ma soprattutto fa bene ai pazienti, perché il tumore del polmone, come dicevano prima Stefano Gasparini, la radiologia, quindi in realtà questo screening cade sulla testa e sull'organizzazione della radiologia. E quindi è un problema proprio di tecnologia, per non rischiare che l'attacco facesse peggio, cioè della malattia, cioè si inducessero tumori. Fondamentali per il buon esito del progetto. Dal mio punto di vista è in rappresentanza della facoltà di medicina, dell'università, che insomma. La seconda questione è che noi, uscendo in questo momento, possiamo dire, da una situazione critica, da pandemia comunque con cui dobbiamo comunque convivere, ci propone attesa. Lo diceva il professor Giorgioni, il tema chiaramente è diagnosi e poi. Quindi in questo percorso per recuperare l'incertezza, prevenire le patologie, dobbiamo molto lavorare con i medici di medicina generale, la qualità della salute del nostro paese. E quindi anche su questo punto voglio ringraziare tutti, perché non solo con il Covid, non dimentichiamoci, persone ricoverate e persone che sono decedute. Il secondo, che significa che non solo c'è stata una capacità reattiva per l'emergenza, no? Di un sistema che era stato studiato e